Siamo con Giovanni Fracasso, vicepresidente della piccola industria prima di tutto, nonché titolare della Duit. Magari un breve flash sull'azienda perché così Grazie, facciamo sì. capire e facciamo conoscere questa bella realtà, Molto, molto no? volentieri, dice. Duit si occupa di progetti di comunicazione digitale out-of-home, dove out-of-home significa tutto ciò che noi, cittadini, consumatori, fruiamo fuori dalle mura domestiche, dalle mura dell'ufficio, quindi in strada, in stazione, nelle metropolitane, negli aeroporti, eccetera. Un ambito che sta diventando sempre più digitale e nel quale noi abbiamo iniziato a credere già una decina di anni fa, quando poi abbiamo costituito questa società che era e è stata una start-up e oggi comunque attraversando un processo di crescita importante, diventando una delle principali realtà di un settore che in Italia è ancora una nicchia, che si sta espandendo molto velocemente. La società ha circa 10 dipendenti, qualche collaboratore che ruota, come sempre succede nel settore vicino al multimedia, e molti clienti di rango perché lavoriamo per i brand del lusso, da Chanel a Molteni Dada, Yves Saint Laurent, eccetera, piuttosto che invece per altri grandi brand dell'industria italiana come ad esempio Telecom Italia, ne abbiamo veramente tanti clienti di questo genere. Quindi un'azienda piccola ma con clienti molto molto importanti. Molto importanti, cosa che ci costringe, o forse diciamo è il nostro principale punto di forza questo, ci costringe a lavorare con criteri che non sono quelli della piccola, piccolissima impresa. Noi dobbiamo comunque continuamente rapportarci con aziende molto strutturate che hanno processi di acquisto e di pagamento, poi entreremo nel tema più avanti, ben strutturati, ai quali noi dobbiamo ovviamente fare fronte dal lato nostro. Quindi parlando proprio di piccola, lo associerei subito a questo tuo ruolo all'interno proprio di Piccola Industria di Torino, no? Perché è un motore di molte iniziative, tra cui una in particolare di cui volevamo parlarne anche al mondo intero, che riguarda la tesoreria, no? Perché Piccola Industria ha voluto, diciamo, promuovere questa iniziativa che poi ha realizzato insieme a Skillab? Certamente Piccola Industria è una delle realtà più dinamiche della nostra associazione, sia a livello territoriale che a livello nazionale. E nell'essere dinamica cerca di essere il più possibile vicina alle esigenze degli associati, dove abbiamo una platea di circa 1.800 associati che sono in molti casi aziende piccole, persino più piccole della mia, che vivono in questo momento oggi più che mai una criticità particolare nella gestione della finanza, indubbiamente. Abbiamo sempre avuto in piccola industria un'attenzione particolare alla finanza, con la creazione ad esempio un po' di anni fa dell'indagine sui rapporti banca impresa, il gruppo di lavoro finanza che ha sempre seguito e aiutato i nostri associati con l'accesso al credito, Union Fidi che seguiamo sempre molto da vicino, che è il nostro consorzio di garanzia, senza il quale per esempio quando abbiamo creato questa società, muovendo i primissimi passi, non sarebbe stato così facile. Non è stato facile lo stesso, ma sarebbe stato molto peggio ottenere credito dagli istituti bancari. Cash Quindi cash is king, no? Si dice. is king. Quando da piccolo ho fatto il master alla Bocconi, non poi così piccolo, mi hanno insegnato che i business plan falliscono sul flusso di cassa, cioè sul cash flow. Si rischia, ci si gioca tutto lì e che c'è una curva di stabilità finanziaria all'interno della quale bisogna far muovere il proprio fatturato anche quando l'azienda cresce, anzi soprattutto quando l'azienda cresce, perché si rischia di generare una crescita che poi non è sostenibile finanziariamente. Questa era una cosa che ho imparato in università, quindi a livello un po' accademico, dopodiché passare all'applicazione pratica è, insomma, è un'altra storia. Ma io so, Giovanni, che tu stesso hai voluto sperimentare questa esperienza del percorso di formazione, no? Perché hai mandato una tua Eh persona. sì. Sì, perché noi gestivamo, non che non gestissimo la nostra finanza con attenzione, per carità, però come tanti colleghi, e ci si confronta proprio in un ambito come quello della piccola, la gestivamo con degli strumenti fai da te, self-made, no? Con i nostri fogli Excel che pianificavano gli incassi, i pagamenti, eccetera. Quando ho visto che
c'era voglia di organizzare un corso di questo genere, ho subito detto: bene, se lo facciamo, ci mando la mia responsabile amministrativa immediatamente. Perché volevo rendere più professionale, più strutturata la gestione della finanza in azienda. Quindi oggi voi avete applicato un tool. Sì, abbiamo applicato un tool, quindi abbiamo buttato via gradualmente nel giro di qualche mese tutti i nostri vecchi toolini vari che ci eravamo fatti, che si agganciavano più o meno col sistema contabile, con gli ERP che abbiamo in casa. Li abbiamo buttati via tutti pian piano, oggi non li usiamo più e usiamo invece il tool che è stato fornito all'interno del corso, che all'inizio sembrava solo uno strumento per le esercitazioni, in realtà è diventato oggi lo strumento con cui noi gestiamo il nostro budget e la nostra pianificazione finanziaria. Quindi questo associato comunque anche a un cambiamento culturale, no? Perché come al Indubbiamente. solito quando un'azienda della tua dimensione passa ad utilizzare degli strumenti, insomma, il tutto passa attraverso, come dire, un convincimento, un nuovo modo di lavorare, no? Beh, Un modo di... è verissimo, anche perché questo corso non è stato solo un corso in cui dei docenti hanno insegnato qualcosa a degli allievi. In realtà è stato un momento di confronto e di incontro tra financial manager, perché il corso è stato tenuto da CFO che fanno quel mestiere tutti i giorni. Magari non saranno il miglior docente dal punto di vista della teoria, ma come dicevo prima, loro quello che in accademia si insegna, lì lo sperimentano tutti i giorni nella realtà e quindi è stato proprio un momento di arricchimento importante nell'attività molto pratica. Abbiamo imparato ad esempio a fare un'analisi periodica degli scostamenti. Tu mi dirai, è che ci voleva? Ci voleva che capissi che a diversi livelli dimensionali di fatturato, diversi tipi di aziende, cioè avevamo CFO di Rai piuttosto che quello di Ferrero, tanto per citare qualche nome, lo fanno tutti e quindi dovevamo farlo anche noi. L'abbiamo capita questa cosa e ci consente di gestire molto meglio la finanza. Ecco, ma infatti il problema poi è sempre quello di capire anche se alcuni tipi di strumenti, no, utilizzati oggi dalle grandi aziende possano essere anche riadattati alla piccola, no? E quindi mi pare che su questo avete ottenuto grandi vantaggi, no? Perché non avete avuto delle difficoltà particolari o quali sono stati, se ce ne sono Beh, state. diciamo che quel famoso tool è uno strumento piccolo ma molto completo e quindi anche abbastanza complesso. Noi avevamo una persona comunque ben preparata, perché la nostra responsabile era un'azienda con il mio commercio, è una commercialista che non svolge la professione ma lavora presso di noi e quindi diciamo. Ci ha messo molto del suo, no, per imparare ad usarlo nel nostro contesto. Quindi diciamo che non è uno strumento che si impara in 3 giorni, ma dall'altra parte i docenti hanno fornito molto supporto. Anche quando avevamo dubbi su come imputare certi campi, sul perché sono stati impostati in un certo modo i parametri degli affidamenti, eccetera. Il supporto è arrivato tranquillamente, quindi noi nel giro, come ti dicevo, di qualche mese abbiamo buttato via tutto il vecchio e abbiamo iniziato a seguire il nuovo. Volevo dirti una cosa particolare, che abbiamo iniziato a fare previsioni di lungo periodo, quindi non più il prossimo trimestre, ma ormai abbiamo una visione a 12 mesi della nostra liquidità. E per esempio quest'anno siamo riusciti ad anticipare una crisi di liquidità che questo strumento ci ha aiutato a prevedere che avremmo avuto a settembre, vedendo, sapevamo già a maggio-giugno che ci sarebbe stato questo momento un po' critico perché tra pagamenti e incassi avremmo avuto una situazione un po' più asciutta della media e abbiamo posto in essere alcune precauzioni che hanno fatto sì che poi siamo andati tutto sommato senza scossoni a gestirla. Quindi vi siete mossi veramente in una logica manageriale, quindi in una logica anticipatoria, insomma, degli eventi, Certo, quindi cioè, ma questo. non avremmo potuto farlo se non avessimo avuto uno strumento così. Bene, potremmo magari, se tu ci puoi anche sintetizzare quelli che possono essere stati i vantaggi, quindi, che ne sono derivati e quali consigli puoi dare a un'altra azienda
interessata a fare questo percorso, no? Visto i risultati che tu hai già ottenuto, no? Beh, sicuramente vantaggi, primo sul piano culturale, quindi c'è stata comunque un'evoluzione positiva nel modo in cui noi affrontiamo tutto il tema della tesoreria. Secondo, sul piano degli strumenti, perché comunque il fatto di utilizzare questo strumento nel contesto dell'evoluzione culturale che abbiamo avuto ha fatto sì che abbiamo anche modo operativamente di migliorare la nostra gestione. E terzo, se dovessi parlare con un collega, cosa che peraltro faccio regolarmente, gli raccomando di mandare il suo amministrativo o il suo team o almeno una persona al corso, anche proprio perché è tenuto non da docenti ma da colleghi. E di questo vedo veramente la differenza. Sì, infatti io credo che veramente il valore aggiunto in questo caso della formazione sia proprio stato quello di aver utilizzato questi professionisti che fanno parte dell'IT, no? Quindi noi siamo collegati all'Associazione Italiana della Tesoreria, certo, che effettivamente ha messo a disposizione dei manager eccellenti. È così. È così, e credo che si possa anche pensare a sviluppare poi un network, cioè appartenere a questa associazione che comunque di cui io non faccio parte perché sono già in troppe associazioni, però per quanto abbia la passione dell'associazionismo, però è sicuramente un luogo di confronto interessante. Possiamo sentire direttamente Sara? Ma certo, adesso andiamo a rapire. Ha frequentato il corso, ci può raccontare come ha vissuto questa esperienza? L'andiamo a rapire. Okay.